Que figure qu'elle, quoi. On m'a pas ça tout, quoi. Molto figo, molto figo. Siamo arrivati, ragazzi. Andiamo a vedere cosa succede. Siamo arrivati alla 16ª edizione particolare. Quindi, invece che fino in giugno di consueto, quest'anno siamo in torno. Voce appunto! Ma è pericolosissimo! Pericolosissimo! Forza ragazzi! No, questo qua con... questo stile. Attaccare! Calcio! Vai piccolo! Vai piccolo! Quasi andato sopra! Loro non si sposano neanche. Rubacca! No! Faccia, guarda! Dove? Niente, si è fatto su, dato! E con le rondinelle. Noi siamo di Brescia, no? Ti siamo Brescia. Ecco che si schierano. Raggiungono la linea del fronte. E dunque, ecco entrare in campo lo club bresciano. In questa sentita. I fronti devono essere compatti, gli scudi serrati l'uno con l'altro costituiscono un muro, una barriera che vuole creare una protezione stabile. I schieramenti visti da lontano potevano apparire addirittura come delle fortificazioni mobili. Non si va a una carica disordinata, si deve tenere la posizione. Questo è il secondo da sinistra. Quelli neri con poco. Bravi! In ginocchio! Uno! Tre! Ecco che i santi imperiali dispongono il muro di scudi. Vengono bersagliati dagli arcieri bresciani. Una cosa di tutto l'altro. L'unica difesa contro le salse delle frecce. Sì, non è che mi sento molto sicura, eh. Vedi che quelli là si mettono con gli scudi a tartaruga. Barbara, vieni qua con la testa, ti prego, perché ci parli prima. Non è come ti. Aspetta adesso, sbaglia la vicina. Bello quello! Le frecce fedeli, quello che salva vita. Le frecce continuano a bersagliare gli imperiali costringendoli a stare fermi, nascosti, al sicuro dietro i propri scudi. Uomini, su! La NATO Marco Tolo, la ragazza è bella. Questa qua. Oh.
questa? La dottoressa. Non la vedi qua? Una ragazza. Ma dopo il lancio delle frecce. Prima ricamava, adesso. Prima ricamava. Si fermano. E dopo va. L'elefanteria si sparano. Si defunti. Infanterie leggere, infanterie pesanti. Infanterie pesanti. Tengono la posizione, costituiscono il nucleo e il nervo dell'esercito. Infanterie leggere si muovono con la solidità sui fianchi, campo di operazione di disturbo. Arriva, già in parte. Di nuovo un po' i fatti loro. Gli scudi si scontrano, è un combattimento di posizione. Si cerca anche di avere avversari, di travolgere, di spingere. Di spingere la coalizione, di però l'hai fatta venire sui lati dello schieramento, la parte più debole e meno coperta. Non è già morto? Arriva a scuola che la inizia a scorrere. Mamma, si è fatto male sul serio? No, cresce? Prontino. Ecco i prigionieri che vengono esposti sulla mira, un momento drammatico che realmente accadde come spesso accadeva negli assedi medievali. Uomini! Avanti! Sì, morti moltissimi. Più morti di così. No, sono morti davvero. Non tirano più le coppe dei bastoni, guarda. Guarda quelli là che sono appesi alla corda. Stanno bruciando la corda. Si vede fuoco le macchine d'assedio. Esposti ai prigionieri. I caduti sul campo. Ecco, questa è la scena dell'epilogo che portò Federico II a decidere di annullare l'assedio. Gli affari erano tutti là. Se noi gli arrivo passo per la...
il vostro imperatore, che veniva riconosciuto sì come imperatore, ma di cui non si accettava l'ingerenza nelle questioni della vita comunale. Un prigioniero è morto, è stato via. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto.